Non ce n'è più nessuno, mister. Qui è un po' piegato. Io invece credo che oggi abbiamo dimostrato il contrario. Cioè, che ce n'è per tutti. Poi sta a noi indirizzare le partite, che non è stata una partita facile e che ne diceva la classifica, un 30 punti di differenza. Caccia è questo, c'è niente di scontato, è bello per questo. Abbiamo fatto fatica, abbiamo sofferto, poi alla fine l'abbiamo indirizzata perché le qualità ci sono, se no ne avremmo avuto 30 punti più di loro, 33. Però è stata tosta, è stata dura. E l'unica cosa storta è le 4 munizioni. Vabbè, ma io quando pigliavo la munizione, a me me ne frega, così che gioco. Cioè a me già mi fanno cacchiare quei due difensori dietro, non mi pigliano mai uno. Una l'ha presa oggi. Una l'ha presa e che ha sbagliato l'altro. È vero. L'altro sono tutti quelli, se qualcuno ogni tanto tira anche qualche randellata, va bene. Non è che io mi metto a vedere chi era ammonito. Quando non sarà ammonito uno, che saranno diffidati e salteranno, c'era un altro. Non è che due partite le dobbiamo giocare, io queste cose qui ne ho visto faccio. Dopo l'1-0, dopo 20 minuti la squadra si è un po' seduta, forse anche, non so, confusa dal fatto che l'avversario non era abbastanza poco impegnativo. No, hanno fatto 20 minuti buoni. Poi sono molto probabilmente la terza partita, molto qualche uno se ne dimentica. La terza partita a volte riserva sempre un sacco di sorprese in negativo per le squadre. Perciò noi abbiamo fatto la nostra partita senza esagerare, diciamo, perché abbiamo fatto una partita per la discreta. Recuperavamo giocatori che sono stati a letto quasi 5 giorni con febbre altissima come io Colano, alcuni giocavano poco, perciò io tutto sommato sono contento, mi fa piacere. Mister, ha rivisto Max Officinale quello che gli diceva anche giovedì, essere il ruolo che secondo lei gli piace quello. Più. E anche penso abbia fatto più bene in carriera, no? Penso. E l'ha convinto in questa interpretazione di oggi? Ma noi abbiamo, lui poverino è entrato in una squadra abituata a cercare sempre Bocalò e noi si continuava a giocare con le palle alte, chi ci ha rimesso molto probabilmente è stato lui, anche perché lui non ha la struttura ad andarsela a cercare, il limite Gonzalez non è altissimo però se la va a cercare, lotta, lui tende sempre a rigiocare poi sulla seconda palla, però noi a un certo punto della partita abbiamo fatto solo fatica, mettevamo la palla su e la riprendevamo sempre loro, cioè c'era qualcosa che non andava. Aranini, esordio, rifinitura. Sei che lo vedi in allenamento. Aranini è un ragazzo che meritava di esordire, per come si comporta, per come viene sempre agli allenamenti, per come lavora. Poi ognuno è... Questo è un ragazzino che ha tanta di quella volontà che forse qualcuno la scambia in un'altra maniera. Io penso che il gioco del calcio, uno come Aranini, non dico in C, però può fare la sua strada tranquillamente, si può divertire. Tanto oggi ha avuto una grossa soddisfazione e sarà bella. Maros invece ce l'ha out e probabilmente ce l'ha... Maros era in tribuna. Sì, visto. Parlate con il dottore se lo trovate. Io sono un po'. Che no? Aveva compiuto gli anni. Ha compiuto gli anni oggi. Ah, per quello? Allora, ti dico quello. È condizione di sesto? Ragazzi, queste sono cose che vogliamo chiedere al dottore. Ma non lo troviamo? Anche perché noi. Anche voi. Beh, meno male il Rambori lo sta andando a cercare. Te lo porto. Te lo porto. Adesso Natale sotto l'albero. Sì. Oddio, tanto altro non è piccolo. Non lascia mai parte del presente. Questa è una settimana di nuovo normale che le permette di... No, noi ritorniamo martedì entro le 22 a casa propria. Hanno diritto di stare un po'. Da un giorno in più. Sì, da un giorno in più. Ah, quando sono mezza glielo do volentieri. Quindi si riprende mercoledì. Mercoledì col doppio. Anzi, col triplo, c'è anche la cena. Questo è veramente importante. A
posto.